Buongiorno ragazzi, oggi rispondo ad un tag che è veramente molto molto estivo, quindi siamo in estate, questo tag mi sembrava assolutamente a tema, ossia che cosa c'è nella tua borsa da mare. Quindi è un tag libero nel senso che non ci sono domande stabilite, predefinite, come dire, domande particolari, ma è semplicemente far vedere quello che c'è dentro la mia borsa da mare. Quindi cominciamo subito facendovi vedere la borsa da mare. La mia borsa da mare è questa, è molto molto luccicosa, molto estrosa perché io sono fatta così, sono una persona comunque molto appariscente, quindi anche la mia borsa da mare è appariscente ed è questa borsa qua. Poi negli anni si è un po' rovinata la maniglia, quindi io ho dovuto, ve la avvicino così la vedete meglio, ho dovuto ricucirla e rifare la maniglia, però insomma, essendo una borsa da mare l'ho mantenuta, diciamo così. Vediamo subito che cosa c'è dentro la mia borsa da mare, vediamo se riesco a tenerla qua in modo che vediate anche la borsa. Ok, allora nella mia borsa da mare c'è il libro che io mi porto in spiaggia, che leggo, che in questo momento è La gemella sbagliata. Questo ovviamente cambia sempre perché dipende dal libro che sto leggendo in quel momento. Poi nella mia borsa da mare c'è un giornale di parole crociate, cruciverba, insomma, questi generi qua così molto estivi, perché ci sono anche dei momenti in cui magari ho voglia di fare qualcosa insieme al mio compagno, quindi magari facciamo un cruciverba insieme e quindi ce lo portiamo sempre dietro. E poi c'è anche un fumetto che, scusate, qui sta precipitando tutto perché insomma sono molto organizzata come potete vedere. Qui c'è un fumetto, in questo caso è Dylan Dog, perché ho iniziato da pochissimo a scoprire Dylan Dog, mi piace tantissimo e quindi mi sono portata nella borsa da mare un fumetto di Dylan Dog, perché se avessi voglia di leggere qualcosa di più veloce o comunque di diverso dal libro che sto leggendo, potrei leggermi questo fumetto. Poi nella mia borsa da mare c'è un pacchetto di fazzoletti, perché comunque non si sa mai. Poi c'è una penna, perché se devo fare il cruciverba ovviamente mi serve la penna. Poi c'è uno specchietto, perché quando io vado al mare dovete sapere che sono truccata anche in spiaggia e quindi magari a volte sotto il sole può capitare che il trucco un pochino si rovini, ecco, quindi mi porto sempre lo specchietto così ogni tanto ci do una giustatina e questo è lo specchietto che io tengo nella borsa da mare, che ha la sua custodia, quindi è una cosa molto chic e sofisticata. Poi nella mia borsa da mare, vediamo cosa c'è, perché ragazzi io non mi ricordo mica tutto quello che c'è nella mia borsa da mare, lo sto guardando adesso insieme a voi. Poi cosa c'è nella mia borsa da mare? Vediamo, eh. Questo che cos'è? Ah, c'è una conchiglia. Ragazzi, questa è una conchiglia che probabilmente ho preso chissà in quale spiaggia, di quale località di vacanza, e mi è rimasta nella borsa da mare, non lo sapevo che era qui, l'ho scoperto adesso, quindi c'è questa conchiglia qua, ve la avvicino così la vedete meglio, è fatta così. A me piacciono molto le conchiglie, quindi quando sono in spiaggia, soprattutto se mi sto annoiando, comincio a raccogliere conchiglie di tutti i generi. Poi nella mia borsa da mare c'è, nel frattempo è precipitata tutta la struttura che avevo fatto, vabbè, lasciamo perdere. Allora, qui c'è il cuscino, questo cuscino qua, che è un cuscino, vabbè, adesso è sgonfiato, però poi io lo gonfio quando sono in spiaggia e me lo metto sotto la testa perché magari se mi sdraio, sono sdraiata, insomma, utilizzo questo tipo di cuscino, quello fatto così che si può anche mettere intorno al collo, che è molto comodo. E, insomma, questo cuscino lo tengo sempre nella borsa da mare. Poi nella borsa da mare cosa c'è? C'è il disinfettante per le mani, perché capita a volte di andare in qualche spiaggia dove magari c'è un bagno, però non c'è il sapone per lavarsi le mani e quindi, insomma, siccome non è che siano proprio pulitissimi i bagni della spiaggia, purtroppo, almeno non quelli delle spiagge dove vado io, e quindi un disinfettante per le mani è sempre utile. Questo è sempre utile in generale, anche quando non si è in spiaggia, però insomma in spiaggia ancora di più. Poi cosa c'è nella mia borsa da mare? Ah, nella mia borsa da mare ci sono anche degli occhiali da sole, che però io in questo momento ho di là in camera, quindi alla fine del video poi li vado a prendere e ve li faccio vedere. Adesso sono fuori dalla borsa da mare perché li metto anche in occasioni diverse dalla spiaggia. C'è una spazzola per i capelli.
Quindi una spazzola fatta così, è una spazzola che tengo solo per il mare, quindi proprio d'emergenza, non è neanche una spazzola che non è un granché, insomma, però meglio che niente me la tengo nella borsa da mare. Poi, ovviamente, ragazzi, l'asciugamano, perché io questo lo davo un po' per scontato, ma ovviamente c'è l'asciugamano da mare. Questo è il mio asciugamano da mare, è nero, ha un grosso fiore rosa, è veramente bellissimo. Adesso vi prego non fatemelo aprire in questo momento perché potrebbe esserci ancora della sabbia e soprattutto è veramente enorme, quindi poi ripiegarlo è veramente un casino. Quindi lo lasciamo così, ve lo mostro in questo modo, comunque un bel asciugamano da mare. E ultima cosa, anzi ultime tre cose, c'è un fiocco per i capelli, un nastro per i capelli che io utilizzo magari se voglio legarmi i capelli in spiaggia in questo modo, quindi utilizzo questo che è insomma un nastro semplice, non ha niente di che, lo tengo sempre lì nella borsa da mare per ogni evenienza. Poi ovviamente c'è la cosa più importante di tutte, che è la protezione solare, che è la protezione 50. Io ho fatto un video in cui vi parlo di questa protezione solare che è veramente fantastica. Siccome adesso siamo in estate, io davvero mi sento di consigliarvi questo tipo di crema solare perché ha all'interno anche della crema idratante, quindi anziché appiccicare la pelle, la leviga. Vi invito magari ad andare a vedere quel video che è quello sui preferiti del mese, mi sembra di maggio, se non ricordo male, in cui parlo di questa crema. Quindi magari vi lascio il link del video così potete andare a vederlo e davvero vi consiglio questa crema perché è ottima. Comunque c'è la mia crema solare e in ultimo c'è il lettore MP3 che adesso è dentro la sua custodia. Il lettore MP3 con i suoi auricolari, ovviamente adesso non erano insieme perché ho usato prima il tablet e quindi ho usato gli auricolari, però insomma gli auricolari e il mio lettore MP3 con lo sfondo rigorosamente di Bon Jovi che veramente mi piace da morire, sia fisicamente che come cantante, quindi me lo tengo qua sullo sfondo. E insomma ci sono dentro ovviamente tutte le sue canzoni, ma non c'è solo lui, comunque ce ne sono anche altri, tutti rock perché a me piace il rock e quindi in spiaggia c'è anche l'MP3, adesso lo spengo se no mi si consuma la batteria. Vi vado a prendere un momento gli occhiali da sole così vi faccio vedere anche i miei occhiali da sole così il tag è completo perché se io non andassi a prendere gli occhiali da sole non sarebbe comunque un tag completo. Quindi ragazzi vi chiedo di aspettarmi solo 10 secondi che vado a prendere gli occhiali da sole e ve li mostro. Aspettatemi lì. Eccomi di ritorno ragazzi, questi sono i miei occhiali da sole, quelli che io uso e tengo nella borsa da mare. Detto questo, tag concluso, vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!